Vediamo adesso, ciao a tutti intanto, di determinare quando un numero è maggiore oppure minore da 0. Un numero ovviamente è inserito dall'utente. Quindi devo dare la possibilità all'utente di inserire un numero, all'inizio intanto metterò il commento, il blocco del commento che spiegherà l'esercizio. Determina se un num è maggiore di 0 oppure minore di 0. Allora, questo è il blocco commento, ovviamente non fa nessunissima operazione. Dopodiché do la possibilità all'utente di inserire la variabile, quindi devo prima dichiarare la variabile e la dichiaro di tipo intero, quindi non posso inserire un numero con la virgola in tal caso, quindi è con il nome num. Ecco, e per iniziare la imposto uguale a 0, quindi num uguale a 0. Dopodiché do un'informativa all'utente, quindi con il blocco di output fra virgolette, inserire un numero intero, cioè senza virgola. Ok, dopodiché raccolgo l'inserimento con input, quindi input sulla variabile num, quindi mi va a inserire il valore dell'utente all'interno della variabile num, dopodiché controllo. Controllo con un bel blocchetto if. Che cosa controllo? Controllo se la variabile che ho inserito, che ho chiamato num, ecco, spostiamolo, num è maggiore di 0. Ovviamente se questa condizione risulta vera, passerà nel ramo true, vero, e quindi l'output in questo caso sarà La, il, no, la, il numero inserito che è uguale, lo riporto il numero inserito, quindi mi occorre un operatore concatenamento, quindi scrive questa stringa, dopodiché il valore della variabile num perché è al di fuori delle virgolette, poi operatore di concatenamento, poi doppie virgolette, quindi abbiamo detto che va al lato destro, quindi maggiore, num è maggiore, quindi ora maggiore di 0. Ok, poi questo blocchetto me lo copio e me lo incollo qua e lo vado a personalizzare. Ovviamente il numero inserito num questa volta è minore di 0. Minore di 0. Ok, eseguiamo l'esempio. Allora, inserire un numero intero, 6. Lui mi fa il numero inserito è uguale a 6 che è maggiore di 0. Lo eseguo di nuovo. Inserire un numero intero, meno 8. Il numero inserito che è uguale a meno 8 è minore di 0. L'unico problema è quando io inserisco un numero nullo. Invio, lui mi dice il numero inserito uguale a 0 è minore di 0, quindi c'è un errore. Perché? Perché lui controlla se è maggiore di 0. Siccome è 0, questa condizione non è vera, non va da qua e per default va da qua e quindi mi stampa questa opzione. Quindi potremmo innanzitutto modificare il nostro esercizio, il nostro diagramma a blocchi, no? Lo potremmo modificare inserendo qua, in questo punto, non l'abbiamo fatto il do while, quindi non lo inserisco. Lasciamolo così l'esercizio. Esercizio finito. Adesso andremo a vedere su un altro video l'esercizio. Anzi, lo facciamo direttamente su questo video. Allora, supponiamo adesso che dobbiamo determinare quando num è anche uguale a 0. E allora devo modificarmi questa applicazione. Intanto questo me lo conservo. Allora, e lo chiamo
Sì, ok. Ora mi devo modificare questa applicazione. Ovviamente qua non mi determina più se è maggiore o uguale a 0, ma anche se uguale a 0. Andiamo a modificare il programma. Qua non cambia assolutamente nulla. Qua controlla se num è maggiore di 0, va da questa parte. Se num è uguale a 0 o minore di 0, va da questa parte. Quindi io inserisco un altro blocchetto di controllo e vado a controllare se num è minore di 0. Se num è minore di 0, gli vado a inserire questo blocchetto e da qua lo tolgo, cioè vado a inserire l'output che mi dice che il num è minore di 0. Viceversa, se non va da questa parte, quindi non è maggiore di 0, non va neanche da questa parte, non è minore di 0, deve andare per forza da questa parte quando è uguale a 0. Quindi questo blocchetto me lo copio, lo incollo qua all'output e lo personalizzo. Scusate, ho sbagliato. Allora, questo lo copio e lo incollo qua e lo personalizzo. Il numero inserito, num è in questo caso uguale a 0. Uguale a 0. Ecco qua. Proviamo. Inseriamo 3, è maggiore di 0, funziona. Inseriamo il numero negativo, meno 1. Il numero inserito uguale a meno 1 è minore di 0. Inseriamo adesso il valore nullo. Lui mi dice il numero inserito uguale a 0, uguale a 0. Cioè praticamente non è né maggiore né minore di 0. Quindi il programma funziona alla perfezione. Anche in questo caso si potrebbero fare delle aggiunte per migliorare il programma che vedremo più avanti nel corso del nostro programma. Per il momento ci fermiamo qua.